Funziona? Sì, la sentiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto felice, molto contento e onorato di essere qui nel nostro meraviglioso Teatro degli Industri, che qualcuno di voi, incontrandolo per la prima volta, ha riconosciuto come estremamente bello, positivo, un patrimonio del nostro territorio. Ovviamente un sindaco apprezza, ama tutto ciò che viene apprezzato dai turisti, dai visitatori e da chiunque si trovi appunto a camminare e a calpestare il suolo della nostra città. Un sindaco vive per la propria città, però oggi sono particolarmente soddisfatto e contento perché, come veniva ricordato, è la prima edizione di un convegno molto importante, molto attuale, una tematica ovviamente sulla bocca di tutti. Qualunque programma televisivo, radiofonico, radiotelevisivo parla sempre di sicurezza sociale urbana, di pubblica sicurezza, di problema della migrazione, di necessità di contrasto, di integrazione attiva, di integrazione lavorativa, e quindi sono tematiche estremamente attuali anche per comprendere, grazie alla presenza dei relatori altamente qualificati, quali siano gli elementi normativi, legislativi, di cui le forze dell'ordine, i sindaci, ma in generale lo Stato, attraverso le prefetture, disponga in una società che si evolve, in una società dove c'è sempre maggior discostamento tra sicurezza reale e sicurezza percepita, dove i cittadini hanno molto spesso difficoltà di comprensione di questo divario, di questa forbice che si allarga sempre di più, dove quindi è necessario anche intervenire con gli istituti universitari per fare opere e progetti di sensibilizzazione, cosa che questo Comune durante gli anni di mandato ha sicuramente portato alla luce, organizzando anche da questo punto di vista importanti opere di conoscenza e di sensibilizzazione. Per fare questo io ringrazio ovviamente il mio assessore Riccardo Megale, il mio comandante della Polizia Municipale Pasquini, ringrazio il mio assessore Riccardo Megale, tutti i presenti, tutti gli astanti, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto, il Signor Questore, i comandanti delle Forze dell'Ordine, dei Carabinieri, Finanza, Polizia di Stato, le Forze Armate, CEMIVET, Cavalleria, Aeronautica. Noi abbiamo un territorio estremamente, diciamo, prolifico anche da questo punto di vista, è un grande rapporto sia con le forze dell'ordine che con le forze armate, di cui andiamo veramente orgogliosi e ci facciamo vanto. L'affrontare queste tematiche quindi ritengo sia una questione estremamente importante ed attualissima. Tra l'altro una polizia locale, noi la chiamiamo ancora municipale, ma sempre di più si va verso le città metropolitane che chiamano la polizia municipale polizia locale, e sempre di più questo è un termine che dovrà diventare di nostra abitudine. Abbiamo fatto dei grandi cambiamenti in questi anni, si è evoluto moltissimo anche il concetto della polizia locale e dell'attività della polizia locale di per sé, ma soprattutto a livello di sinergia, a livello interforze, perché oggi è impensabile e assolutamente impossibile poter operare a tutela dei cittadini sia sulla sicurezza sociale urbana che sulla pubblica sicurezza senza considerarsi parte integrante di un gruppo interforze che vede quindi la prefettura come figura di coordinamento, ma le proprie sensibilità, attitudini, competenze e funzioni agire in assoluta sinergia con dispositivi interforze. Quando arrivammo noi, ricordo tanti anni fa, ormai 7, a diciamo, governare temporaneamente questa città, evidentemente e sicuramente dal punto di vista oggettivo, anche analitico, dei dati poi prefettizi e nazionali, c'era una situazione molto peggiore di quella di oggi. Avevamo una cinta muraria purtroppo in condizioni da giungla, dove non si sapeva nemmeno che cosa sarebbe accaduto. Se ci fossimo entrati durante l'ora serale, non si sapeva se ne saremmo mai usciti vivi. Ecco, questa è un'esagerazione, però fa capire quanto purtroppo i tempi repentinamente e velocemente stiano cambiando e quanto importante sia trovare dispositivi in grado di sopperire, di prevenire, ma soprattutto anche in alcuni casi di punire situazioni come queste. Abbiamo anche in questi giorni e in questi tempi avuto modo a livello di amministrazione comunale di esercitare il nostro diritto, ovviamente come comune, rispetto ad alcune considerazioni sul quadro normativo, legislativo, sulla penalità dei reati, sulla situazione relativa ad alcuni
punti di vacatio che dal nostro punto di vista riscontriamo, essendo io sindaco ovviamente mi confronto con tutta la città, rispetto ad alcune situazioni successive alla chiusura degli ospedali psichiatrici, alla carenza dei REMS, e su questo ho avuto anche un incontro col ministro Piantedosi, che è stata persona eccezionale, che mi ha accolto e che ha preso subito a cuore anche questa tematica, perché è impensabile poter operare in un contesto preventivo, normativo, senza poi avere dall'altra parte un supporto dal punto di vista della giustizia, della magistratura, che ovviamente opera anch'essa all'interno di un quadro che è soggetto alla mutevolezza di alcune situazioni che dipendono dai governi che si succedono, ma è una cosa ovviamente che non è tanto bella da dirsi, ma che purtroppo, essendo io una persona che molto spesso parla chiaro ed è trasparente, è assolutamente bisognevole di cura e di attenzione, perché non si può andare a operare all'interno di contesti anche pericolosi, anche dove si mettono a rischio le vite di persone, di agenti che operano con uno spirito civico di riconoscenza verso il proprio governo, con remunerazioni che non sono sicuramente all'altezza del rischio che corrono, senza avere un quadro di supporto legislativo normativo in grado poi di fare in modo che le loro azioni poi abbiano un risultato. Ma torniamo a noi. Grosseto è cresciuta molto, dicevo, in questo tempo. Siamo riusciti a costituire il nucleo di sicurezza che prima non esisteva, perché prima era la sicurezza sociale urbana, appannaggio della polizia locale. Oggi sempre di più invece si vedono, diciamo, inquinamenti positivi nei confronti anche della gestione con dispositivi interforze sulla pubblica sicurezza. Quindi il nucleo operativo di sicurezza è stato un qualche cosa che è stato creato da questa amministrazione che prima non c'era. Lo stesso assessorato alla sicurezza, che è nato nel comune di Grosseto, ma che in altri luoghi, in altri capoluoghi, sta continuando ovviamente a crescere nel tempo, era un qualcosa che non esisteva. Quindi a dimostrazione della necessità rispetto ai cittadini che rappresentiamo, che anche questo aspetto dell'assessorato alla sicurezza è un qualche cosa di importante, che poi è stato anche confermato nella seconda mandata elettorale. Un qualche cosa quindi che prevede una continua crescita nell'organico, nel coordinamento, nell'organizzazione, nello sviluppo tecnologico, nei nuovi dispositivi, attraverso le videosorveglianze, attraverso le fotosegnalazioni, attraverso le interazioni e le integrazioni che abbiamo con le altre forze dell'ordine a livello di dispositivi di controllo e quindi anche di prevenzione del crimine, del microcrimine. Abbiamo infatti portato un'innovazione tecnologica molto interessante, il fotosegnalamento in collaborazione con la Questura. Abbiamo ripristinato un concetto che dal punto di vista sindacale era stato portato in obsolescenza, e cioè il concetto del poliziotto, del vigile di quartiere o di prossimità. Abbiamo proprio nell'ultimo anno e mezzo incrementato moltissimo questo tipo di servizio per dare la sensazione, ecco perché parlavo di sicurezza percepita, al cittadino che le forze dell'ordine, la polizia locale insieme alle altre forze dell'ordine sono presenti sul territorio e operano in sinergia. Il cittadino ha bisogno di sapere che c'è una presenza, che sia in divisa, che sia in borghese, ma che comunque c'è una presenza sempre a propria disposizione. Abbiamo anche da affrontare un problema migratorio che per congiunture internazionali e nazionali è sicuramente acquisito una proporzione gigantesca, nonostante gli incredibili sforzi che a livello governativo nazionale si stiano facendo con grande efficacia rispetto al problema, come sarebbe potuto essere se questo governo non ci fosse stato. Bisogna sempre ragionare in termini oggettivi, e quindi anche da quest'anno, nel famoso concetto dello sviluppo tecnologico, abbiamo anche avuto un esito positivo rispetto alle chiamate, rispetto ai cittadini che contattano la Polizia Municipale per chiederne un intervento. Quindi abbiamo incrementato enormemente da questo punto di vista la nostra interattività con i cittadini. Abbiamo poi operato una rivoluzione organica, portando le unità da 75-80 a oltre 105, con nuovi corsi di qualificazione professionale, di miglioramento delle proprie potenzialità e capacità operative in termini delle proprie competenze. Abbiamo ovviamente altri ambiti su cui operiamo, perché purtroppo oggi tendiamo sempre a riconoscere sempre di più la figura della polizia locale operante all'interno del contesto della pubblica sicurezza, ma non fa solo questo la polizia municipale, fa tante altre cose, si occupa dell'ambito stradale, c'è il nuovo codice appunto della strada, nel commercio, nell'edilizia. Tutto serve a garantire in un quadro, in un network di sicurezza, la salvaguardia dei diritti dei cittadini, della sicurezza dei nostri concittadini e il rispetto soprattutto del senso civico, che purtroppo sempre di più, a causa delle deformazioni anche della nostra società,
che ha delle carenze oggettive rispetto alla famiglia, rispetto agli istituti formativi, avendo avuto anche un problema relativamente all'esistenza di una pandemia globale che non c'era mai stata, le cui ripercussioni si vedono proprio soprattutto sui nostri giovani, c'è sempre più bisogno anche di avere questa azione comunicativa, educativa, civica all'interno delle scuole. Ecco perché i corsi sul codice della strada, sul rispetto appunto del codice della strada, fatte dalla Polizia Municipale e dalle forze dell'ordine all'interno dei nostri istituti. Ma la parola con la quale vorrei chiudere, con la quale ho iniziato, che secondo me è la parola sulla quale dobbiamo veramente concentrare la nostra massima attenzione, i nostri massimi sforzi, in base alle nostre competenze, in base al nostro know-how, alla nostra professionalità e alle nostre attitudini, la parola fondamentale è sinergia. Oggi non possiamo, come dicevo, fare niente se non siamo in squadra, se non siamo in gruppo, se non ci copriamo le spalle nei momenti difficili, se non adottiamo politiche di approfondimento tematico come quella di oggi, che secondo me è meravigliosa. Pensate che ci sono 200 iscritti, ringrazio il gruppo Maggioli per aver operato all'interno di questo contesto in maniera magistrale, oltre 50 comandanti o rappresentanti dei comandanti delle polizie locali della Regione Toscana, ed è un inizio, veniva ricordato inizialmente, un inizio di un lungo percorso di accrescimento progressivo culturale al quale non ci vogliamo sottrarre, perché non ci può essere operatività senza comunicazione, senza accrescimento culturale, senza condivisione, non soltanto con la cittadinanza per la quale noi siamo in servizio perenne e permanente, anche se temporaneo, perché un sindaco è sindaco in maniera temporanea, però non ci può essere tutto ciò se non c'è condivisione esogena ed endogena. A livello prefettizio abbiamo un rapporto idilliaco, devo dire la verità che lo abbiamo sempre avuto a Grosseto, e questo ha connotato e caratterizzato molto spesso il rapporto del sindaco in riferimento istituzionale con l'organismo prefettizio, ma in questo caso abbiamo ancora stretto di più il legame e il rapporto, collegandolo anche al nazionale, dove abbiamo un ministro che veramente dimostra grande attenzione per il nostro territorio, per i problemi attuali della nostra Italia, inserita in un contesto europeo con problematiche di scarica barile che provengono dagli stati forti, su cui purtroppo noi molto spesso dobbiamo avere la necessità e la funzione di avere un coraggio amministrativo politico che precedentemente non c'era mai stato. Oggi finalmente lo abbiamo. Rome wasn't built in a day, Roma non fu fatta in un giorno, bisogna avere tempo e pazienza, ma se tutti insieme ci uniamo in maniera sinergica, come dicevo, sicuramente riusciremo a dialogare meglio con i cittadini e a fare grandi passi avanti a tutela della sicurezza, della dignità e del diritto alla vita dei nostri concittadini grossetani e, perché no, nazionali. Grazie a tutti. Grazie, grazie signor sindaco.